lo stand onda è sicuramente quello più ricco di novità qui al Salone di Milano, e cominciamo con quella che è l'ammiraglia della casa giapponese, ovvero la Goldwing 1008. Sotto la pelle mantiene il telaio e il motore di sempre, ma si rinnova completamente da un punto di vista estetico, con una nuova carenatura più protettiva e in grado di smaltire meglio il calore del motore. Per il resto troviamo una sella rivista e sospensioni riadattate per assicurare un miglior comfort di marcia nei lunghi viaggi. E da questo punto di vista resta una grandissima capacità di carico superiore ai 150 litri. La seconda novità è un altro grande classico di casa Honda, ovvero la Fireblade, che compie addirittura 20 anni. Per soffiare sulle candeline adotta una carena completamente nuova e guadagna un look più sportivo, più grintoso, grazie anche a un codino più alto nella zona posteriore. Per il resto troviamo sospensioni riviste con una nuova forcella e un ammortizzatore posteriore che assicura più trazione. Il motore guadagna giusto una nuova iniezione, ma la potenza resta quella di sempre, ovvero 178 cavalli. La terza anteprima in casa Honda segna invece il ritorno della casa giapponese nel settore delle maxi enduro, con quella che può essere considerata l'erede della Varadero. Stiamo parlando della Cross Tourer, che l'anno scorso era esposta qui come concept e che torna adesso invece come modello di serie. La sua meccanica è ereditata dalla VFR, con quindi un motore V4, uno schema piuttosto poco convenzionale per questo genere di moto, che è poi supportato da una trasmissione finale ad albero cardanico. Per il resto troviamo un cambio a doppia frizione che va a costituire un'alternativa a quello tradizionale. A completare il quadro in ottica turistica ci sono anche il sistema di frenata integrale CABS e il controllo elettronico della trazione. Il vero pezzo forte dello stand Honda è però rappresentato da un trittico di modelli che si possono definire gemelli. Gemelli perché hanno in comune il motore, un nuovo bicilindrico fronte marcia da 670 cc, e perché hanno anche in comune il telaio, una struttura tubolare in acciaio che culmina poi in sospensioni che vanno a finire in ruote da 17 pollici. I tre modelli gemelli sono l'Integra, che vediamo qui alle mie spalle, l'NC700S, che è in pratica una versione nuda della stessa moto, e poi l'NC700X, che è invece una crossover, sul genere più o meno della Cross Runner, quindi una moto buona un po' per tutte le stagioni e per tutti i terreni. Partiamo dalla Integra. La Integra, come dice il nome stesso, è una moto che integra appunto le caratteristiche di una moto e di uno scooter, prendendo dalla prima soprattutto la guidabilità, dalla seconda la praticità e la protezione. Di questa trovate già la prova su Motorbox. La seconda variante, come dicevamo, è l'NC700S, ovvero quella Naked. Questa moto arriverà intorno al mese di febbraio a un prezzo di circa 6.000 euro, questo con il cambio tradizionale, perché possiamo averla anche con il cambio robotizzato a doppia frizione DCT. In questo caso il livello di prezzo sale di circa 1.000 euro. Completa infine il trittico l'NC700X, che delle tre proposte è forse quella più versatile, con quel suo taglio leggermente da enduro. Ad accomunarla alla Naked c'è la furba soluzione del vano portacasco ricavato dove tradizionalmente viene tenuto il serbatoio, e in questo caso abbiamo un prezzo che è fissato intorno ai 6.600 euro per la versione con cambio tradizionale, 7.600 invece sono quelli richiesti per la versione con cambio doppia frizione DCT.